La firma sul cemento ancora fresco del sindaco di Genova, nonché commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci, seguita da quella delle altre istituzioni presenti. Così questa mattina si è voluto celebrare la conclusione della costruzione delle 18 pile in cemento armato alte 40 metri che sorreggeranno il nuovo ponte di Genova, costruito dalla Joint Venture per Genova tra Salini, Impregilo e Fincantieri. Un traguardo, a detta dei costruttori, tagliato a tempo di record. La prima fondazione era iniziata il 25 giugno del 2019. In pochi mesi sono state eseguite le sottofondazioni, le fondazioni e le elevazioni per una media di 3 pile al mese. Quando si è animati da un progetto, dalla voglia di realizzarlo e c'è una forte spinta anche etica, si raggiungono tutti i risultati, anche quelli che sembrano incredibili. Abbiamo iniziato il getto delle pile qui il 24 di giugno e questo che vedete qua davanti a voi è la conclusione di un grande lavoro. C'era una virtù cardinale che si chiamava la temperanza. La temperanza è quello che ci fa fare le cose anche quando sono difficili da interpretare, leggi, regolamenti e quant'altro, ma resta quella che poi definiamo il buon senso. La fine della costruzione delle pile è un momento simbolico, un messaggio di efficienza per Genova e per l'Italia, ha commentato il sindaco Marco Bucci. Adesso si procederà al posizionamento degli ultimi impalcati da 100 metri di lunghezza. Il primo è stato portato in quota giovedì scorso. Ad oggi del nuovo ponte sono stati costruiti 500 metri lineari sui 1067 di lunghezza complessiva. Un lavoro corale che rappresenta un'eccellenza del panorama nazionale e da parte dell'amministratore delegato del gruppo di aziende che sta portando avanti la costruzione arriva una mara considerazione. È un peccato che un'azienda come la nostra possa e debba fare solo il 93% del proprio fatturato all'estero e solo il 7% in questo paese, perché non c'è abbastanza da fare. Dimostriamo tutti i giorni che siamo capaci di fare delle cose meravigliose, tutte le aziende italiane, e bisogna che tutti quanti ci mettiamo a guardare come fare per far ripartire il lavoro in questo paese. Ce n'è tanto bisogno per tante persone e ci sono tante cose che dobbiamo fare, perché le infrastrutture dell'Ottocento non bastano.